Belen, la figlia Luna Marie dice papà, la reazione della showgirl. La showgirl argentina si è immortalata in un tenero momento con la figlia che non vuole saperne di chiamarla mamma. Belen Rodriguez mamma ultra dolce e tenera. In alcune storie su Instagram, la modella argentina si è ritratta mentre trascorre del tempo con la piccola Luna Marie. La figlia avuta con Antonino Spinalvese nel luglio 2021. La bimba sta crescendo. Inizia a muovere i primi passi e a pronunciare le prime paroline. Piccola curiosità svelata dalla showgirl, non pronuncia mamma bensì papà. In un video divulgato sui social ne ha dato prova. Si vede Luna Marie saltare sulla schiena della mamma sdraiata sul divano. Ad un certo punto ecco che la piccina scandisce la parolina papà. A quanto pare non una novità per Belen che infatti ha commentato, sì. Lo so che sono papà per te. A ciò ha aggiunto una didascalia in sovrimpressione nella story, non c'è verso che mi chiami mamma. Sì Zes uguale, Max Widt. 1000px, 100ww, 1000px src uguale data, image svg più xml, per 103 csvg per 120 xml ns uguale per 122 http, 2. www. w3.org/2000/svg per 122 diviso per 20 di box uguale per 100 220 diviso per 200 diviso per 200 1000 diviso per 20538 diviso per 22 diviso per 3 per 103 csvg per 103 data. Insomma, secondo Belen la figlia, vista l'età tenerissima, semplicemente non riesce a dire mamma e quindi la chiama papà. I maligni possono mettersi il cuore in pace. La Rodriguez non ha fatto alcun accenno all'ex compagno Antonino Spinalvese. Attualmente impegnato al Grande Fratello VIP e quindi lontano per mesi dalla bambina amata. In questi giorni lo spezzino si è allontanato dalla casa più spiata d'Italia per sostenere una serie di accertamenti e controlli medici. Qualcuno ha ipotizzato che abbia visto la figlia, ma pare che non ci sia stato alcun incontro. Anche perché fino a pochi giorni fa Belen, assieme a Luna Marie, era in vacanza con il marito Stefano De Martino. Dopodiché Spinalvese è stato posto in quarantena, cautela imprescindibile per rimettere piede nella dimora del GF VIP. Sempre restando in tema Grande Fratello VIP e Antonino, pare che Belen non fosse per nulla entusiasta che il padre di sua figlia partecipasse al reality show in onda su Canale 5. Motivo? Presto detto, sapeva benissimo che indirettamente sarebbe finita al centro di gossip di cui avrebbe fatto volentieri a meno. E infatti il nome di Belen ha fatto capolino diverse volte nel programma. Da sottolineare. Però, che Spinalvese, nonostante qualche scivolone, non ha rivelato alcunché di eclatante circa la love story avuta con la sudamericana. So admire nave spaziale de pe Andromeda. Ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu, text-ui plin de dude. Tu mere tarde printre tale culte. Încerc flow-uri sute la show-uri uite. Cum rup capete, lumea de din cap rupte. Tobele bat cu inima deodată. Nu le opresc, că nu s-a atât de nebun. Mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine. Fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, graferul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un...